Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Giulia, per chi non mi conoscesse, e sono un'artista autodidatta. Mi scuso se non sono stata tanto presente in questo periodo, ma ho avuto dei problemi con la mano, cioè distrutta, e praticamente è venuta una cosa e sono dovuta anche tornare a casa per andare dal dottore e mi ha detto che praticamente è dello stress. Non mi sento così stressata, però. Vabbè, ho cercato di curarmi, adesso sta guarendo e prima non era una cosa tanto bella da vedere, infatti non ho voluto fare dei video perché poteva dare fastidio a un po' di persone e anche qui ho una cosa che preferisco coprire così non vi infastidisce in alcun modo. E detto questo, però adesso posso ricominciare. Prima mi dava molto fastidio perché non riuscivo neanche a chiudere la mano. Quindi, cioè, già prendere i pennelli mi dà fastidio. Però oggi ricominciamo e ho fatto un sondaggio su Instagram e avevo chiesto se preferivate un video sugli acrilici o sui pennelli sintetici. Allora, il video sugli acrilici, giuro che ho provato a farlo, però mi è venuta una cosa che non mi piaceva e alla fine, dopo tanto lavoro, sono riuscita a fare quella roba lì che c'è qua dietro. Solo che magari da lontano può sembrare una cosa accettabile, da vicino per niente. Preferisco lavorarci un po' e specializzarmi un po' meglio e poi fare un video, anche perché non saprei che consigli darvi, perché io mi sono trovata nel completo panico. Quindi, dato che il sondaggio era 50-50, procediamo direttamente sui fantastici pennelli sintetici con serbatoio. Adesso vi faccio vedere, questo qui ha già un po' d'acqua, quindi si vede, sono anche belli da vedere. E quindi incominciamo con la spiegazione. Io li ho scoperti che non era tanto, però li ho usati per tutto l'Inktober, quindi diciamo che ho avuto subito un momento di prova molto intensa. E prima di comprarli, avevo chiesto a voi sempre su Instagram se li avevate già provati. E tanti di voi li hanno già comprati, già provati, quindi posso dare anche qualche recensione da altre persone. E mi avevano consigliato di investire un po' di soldi, insomma, non prendere quelli più economici, perché dopo un po' che si usano vanno a perdere l'acqua da qua o da qua. Da dove esce l'acqua solitamente, solo che mi hanno spiegato che dopo un po' che si usano questa sensibilità si perde e iniziano a fare proprio delle pozze d'acqua. Quindi io ho comprato quelli della Pentel, ho comprato un set da 3, ci sono anche dei set con le punte piatte, però dato che io non uso mai pennelli con le punte piatte, ho comprato questo set con tutte punte così. Devo dire che mi trovo benissimo. Sono veramente la rivoluzione per me e non so perché non li avevo mai comprati prima, cioè. E sono perfetti. Scusatemi, è arrivata la spesa. E a proposito di supermercato, avevo provato a cercare questi al supermercato, li avevo trovati all'Esselunga, solo che c'era la confezione singola e non capivo quale punta avessero. Cioè, probabilmente era quella media, perché per non scrivere niente. Però, boh, io avevo provato a guardarli un po', non capivo, e poi costavano sui 7 euro, e 7 io avevo pagato 17, quindi comunque conveniva prendere il set su Amazon. Come sempre vi lascio il link in descrizione dei prodotti, così se volete potete comprare direttamente dal mio link, e comprandoli dal mio link mi permetterete di guadagnare una piccola percentuale senza che a voi venga a costare di più il prodotto. Quindi se lo fate mi aiutate moltissimo, grazie. Avendoli già usati un po', vi posso dire che ho notato delle differenze da carta a carta, ovvero sulla carta per acquerelli, proprio di cellulosa, funzionano in un modo, invece sul cotone funzionano in un altro, ovvero che per farli funzionare bisogna premere un pochettino per far andare giù più acqua, se no di loro diluiscono il colore pian pianino, proprio più leggermente. Quindi sul cotone questa cosa si percepisce di meno, bisogna schiacciare un po' di più e si usa molta più acqua, perché ovviamente il cotone assorbe molta più acqua. Bisogna farci un po' la mano anche in base al supporto, perché dopo un po' che si usano si capisce bene quanto premere
e quanto andare veloci. Una cosa che non consiglio di usare insieme a questi è il medium per mescolanze, quello che ritarda la lessicatura, perché l'ho già detto in un video per questa cosa qui, praticamente se il medium incontra l'acqua pura senza un minimo di medium, si divide. Praticamente fa un effetto che praticamente vedete il colore che si divide. Quindi non ve lo consiglio e soprattutto questi qui possono anche un pochino sostituire quel medium lì perché schiacciando e usando più acqua dovremmo fare meno fatica a iniziare a colorare più velocemente. Ovviamente se avete dei grandi spazi e dei grandi spazi con tanti dettagli che bisogna andare attorno, quindi ci vuole un po' più di tempo, vi consiglio comunque di usare questo. Per questi qui bisogna prenderci un po' la mano, quindi prima di iniziare a fare un bel quadro grande o un bell'acquarello complicato, vi consiglio di fare qualcosa di più piccolino, provarli un po' e stare attenti. Io mi trovo benissimo per fare la base di colore dell'acquarello, perché poi quando si va a stratificare di più il colore, questi facendo sempre uscire un po' di acqua, si va soprattutto sulla carta normale, non sulla carta di cotone, potrebbe togliere via gli ultimi strati, perché quando si fanno più strati, poi se si va sopra con l'acqua si rischia di cancellare tutto, quindi non sostituiscono assolutamente il pennello tradizionale. Ultima cosa da dire, l'unica cosa che serve per questi è la carta per pulirli, perché dopo che si intinge il colore, quando si vuole cambiare colore, basta pulirli un po' sulla carta, ma dopo lo vediamo, e l'acqua per riempirli. Sono semplicissimi da usare, basta svitare qui. E voilà, adesso c'è una bollicina. E poi si infila l'acqua qua e basta riempirla fino a questa tacchetta, non so se la vedete. Comunque molto 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 semplici. Adesso vi faccio vedere qualche esempio sulla carta normale e invece la carta di cotone, così vedete un po' la differenza e poi proviamo a fare qualcosa di più complicato insieme. Allora, come carta userò questa, che è proprio carta di cellulosa, non c'è cotone. Che mi si è rovinata qui purtroppo in un viaggio, quindi oggi lo usiamo per fare qualche prova. E poi invece come carta di cotone, cotone al 100%, questa che la uso spessissimo. E qua si vede proprio quando l'acqua viene assorbita. Ve le metto a confronto, cioè questa qui è quasi liscia, invece questa. Si sente anche la differenza di rumore. Questa è quasi come se fosse carta vetrata. Questa è veramente ruvida a confronto a questa qui. Tanto per cambiare, ho deciso di disegnare dei papaveri. Qua c'è il mio fedele assistente. È venuto qua, cioè, come è messo? Pablino! Bravo! Bravo! Oh! Ho fatto già un video dove spiego come disegnare i fiori. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Oltre ai papaveri ci sono anche altri Allora, fiori. ho fatto i disegni sui davanti dei fogli, perché così almeno qua ho il disegno. Poi dietro faccio la prova, perché ovviamente non voglio sprecare un foglio con quello che costano, soprattutto questi, oddio. Se ci penso sto male. Comunque, ho fatto anche dei disegni simili, ma un po' diversi, perché voglio fare due stili diversi, ovviamente, se no mi verrebbero due disegni uguali, non saprei cosa farmene. Questo qui l'ho lasciato un po' più leggero perché lo voglio fare più realistico, invece questo qua lo voglio fare un po' più grafico, un po' con proprio i colori che si vedono di più. Che poi bisogna vedere cos'è che viene fuori, perché secondo me di quello che ho detto non verrà esattamente così, quindi boh. Però adesso iniziamo con le prove colori dietro. Uso questo pennello qui così vedete bene anche voi. Qua ho i miei colori, come vedete, qua basta che
Schiacciamo un po' così, viene subito l'acqua, già questo è comodissimo. Poi anche qua, di nuovo, tac. Quando è molto pieno basta schiacciare veramente poco perché c'è più pressione. Qui sulla carta. Poi vedete, schiacciando si illuisce il colore. Io non sto premendo qua, semplicemente usando il pennello. Proviamo anche sul cotone. Scusate se sentite casino, ma è Pablo che sta giocando con la sua nuova casetta di cartone per fare il gatto speciale. Vedete subito che qua io faccio proprio più fatica a far espandere il colore. Vedete che ci sono questi buchini. Proprio bisogna impegnarsi di più. Anche qua non riesco ad andare avanti, quindi devo per forza schiacciare il pennello più in su, così scende giù l'acqua. Anche qua di nuovo sono senza acqua. Per pulire il pennello semplicemente si fa così, nel frattempo viene giù acqua e quindi si pulisce pian pianino. E voilà. Poi se rimane macchiato, macchiate le setole, pazienza, cioè, l'importante è che sia pulito. È perfettamente pulito, direi. Vi faccio vedere anche come vengono le linee con questo qui più sottile. Andiamo sempre a mirare sulla carta, una linea proprio sottile, infatti li ho comprati anche per questo qui con la punta sottile perché fa proprio delle belle linee. Vedete, sul cotone fa tutto questo effetto qui, adesso ve lo faccio vedere da più vicino. Questa è la carta e questo è il cotone. Qua, come vi dicevo, la linea non viene bene come sulla carta perché essendo il cotone più ruvido e più poroso non permette di fare una bella linea. Vi faccio vedere di nuovo la linea e cerco di premere un po' di più. Ovviamente è più spessa. E qui scende proprio la goccia, cioè non si riesce a fare una linea, secondo me, pulita sul cotone. Magari passando. Non vedo dove sto andando. No, secondo me non è il metodo più adatto. Provo a fare un po' più il colore più liquido. Anche col colore liquidissimo, che poi se uno vuole il colore saturo non se ne fa niente, anche col colore liquidissimo comunque si vede sempre che non è una linea netta. Bene, ora inizio a colorare. Devo dire che comunque con questi pennelli è molto più veloce colorare, perché comunque si perde tanto tempo a bagnare il colore, a pulire i pennelli. Invece con questi faccio molto 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 prima. Tra l'altro per fare le sfumature è facilissimo perché dovete contare che sulla punta del pennello si trova più colore concentrato, invece sulla base dove ci sono le setole attaccate al manico, insomma, lì c'è più acqua. Quindi per sfumare basta tenere la punta verso la parte dove vogliamo tenere più colore intenso e l'altra parte sfumare facendo proprio un movimento della mano e sfumando. Per esempio, se all'interno del fiore vogliamo più colore, teniamo all'interno la punta e all'esterno facciamo strisciare tutto il resto del pennello. In automatico viene la sfumatura. Come ho già preannunciato, alla fine i disegni sono venuti uguali.
perché non guardavo nessuna foto, quindi il mio cervello in automatico ha fatto tutto. E poi ho ripassato con le Con biro. un giudice qua che ci assiste, vi faccio vedere il risultato. Sì, esatto, prima questo sulla carta e questo sul cotone. I risultati sono molto simili, ma se c'è qualche differenza dipende soprattutto dalla carta, non dai pennelli sicuramente. Ho ripassato tutto con le biro, proprio tipo le biro Bic, per dare un po' più di... Oh, Pablo, stai bravo, eh? Per dare un po' di volume. Qua è stato più semplice fare più scuro perché, come vi dicevo, se si ripassa con il pennello più volte sul colore scuro non importa. Invece qua c'erano dei punti che proprio si vedeva che veniva via il colore passandoci le ultime volte. Però comunque ripassando con la biro e mettendo un po' di dettagli non si nota. Il video è finito, spero vi sia stato utile e fatemi sapere se volete vedere altri materiali che così almeno li provo prima e poi vi faccio un bel video come questo. Quindi scrivetemelo se avete qualcosa in mente. Io vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a seguirmi su Scaloppine su Instagram. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!